Ha aperto a Milano giovedì 28 ottobre il primo store dell'Europa continentale del marchio di giocattoli più famoso al mondo, Fauschwarz, è così arrivato nel cuore della città, in piazza Cordusio, portando il sogno di Frederick August Otto Schwarz, che inaugurò il più antico negozio di giocattoli negli Stati Uniti nel 1862, anche nel capoluogo lombardo. È una storia che comincia dal 1862, quando il fondatore, che è Frederick August Otto Schwarz, emigrante tedesco in Baltimora, ha cominciato a lavorare in un negozio di giocattoli e ha poi cominciato a produrre negozi di giocattoli. Poi si è spostato a New York, ha cambiato un paio di sedi e poi è nata la leggenda di Fauschwarz. Il nuovo negozio, che si sviluppa su tre piani per una superficie di 600 metri quadrati, porta chi ci entra in un viaggio nella meraviglia e nell'emozione, tra esperienze uniche, giocattoli in esclusiva, divertimento, scoperta e intrattenimento a cura dello staff del negozio. Sono 2000 giocattoli, il 60% sono esclusivi in Italia, non sono mai visti, perché sono i peluche di FAO, i giocattoli di FAO. C'è un marchio, si chiama Sharper Image, di radiocomando, Discovery e tutto il mondo dei giochi scientifici. E poi ci sono dei concept che sono distribuiti in giro per il mondo da 360, che per la prima volta arrivano in Italia. I negozi Fauschwarz sono un'icona da più di 50 anni e l'industria cinematografica ha sicuramente contribuito a celebrare e a consolidare il mito, dalla scena del film Big, dove Tom Hanks balla sul dance on piano, al protagonista di Mamma ho perso l'aereo 2, che si fa portare nel negozio di giocattoli più bello che c'è. Nel nuovo grande negozio in piazza Cordusio al piano terra, i protagonisti al mondo di prodotti a marchio Fauschwarz, peluche di tutte le dimensioni e tanti giocattoli educativi e creativi. Al primo piano, dimostrazioni di prodotto e personalizzazioni sono le parole chiave, almeno uno, l'iconico dance on piano in dimensioni extra large per divertirsi ballando a tempo di musica sui megatasti, tre piani di esperienze uniche, intrattenimento, immaginazione e scoperta, il mondo delle meraviglie che arriva a Milano. Lo spirito di FAO è creare delle memorie indelebili, è un mondo di immaginazione, di scoperta, di meraviglia, e il più grande successo di questa giornata è vedere i visi e gli occhi dei bambini eccitati, emozionati, come lo siamo noi peraltro, dall'apertura di questo negozio.